come puoi fare a continuare a produrre sempre nuovi contenuti da pubblicare sul web per il tuo business? È un tema che abbiamo già affrontato in questi video alcune volte, in questi video che sto pubblicando. Nel momento in cui vuoi fare business sul web, le persone ti cercano e ti trovano attraverso i contenuti che pubblichi, quindi è importante iniziare a pubblicare ed è importante continuare a pubblicare contenuti con regolarità. Quindi si pone un problema: come si fa a creare questi contenuti? Da dove ci vengono le idee? Per esempio, io con questi video della mia sfida 365 che sto facendo, in cui ogni giorno per 365 giorni consecutivi pubblico un nuovo video su YouTube, si pone il problema di, ok, di cosa parlo ogni giorno un argomento diverso. E in generale sul web, nel momento in cui vuoi pubblicare con una certa regolarità, c'è questo problema. E ci sono tanti modi di creare contenuti, di farsi venire idee per i contenuti, però un concetto fondamentale è quello che nel momento in cui butti fuori idee, butti fuori contenuti, quindi hai questo tuo serbatoio delle idee che pian piano si sta svuotando perché continui a buttare fuori idee, bene, devi avere anche una qualche sorgente che lo riempie. Quindi devi riempirti costantemente mentre produci contenuti regolarmente. E come fai a riempirti di idee, di informazioni? Ti documenti. Per esempio, c'era un mio compagno di mastermind, del mio mastermind americano, con cui lui era molto prolifico e con lui parlavamo a volte, appunto, io gli chiedevo: ma come fai a creare tutti questi contenuti? Che tecniche usi? Lui mi diceva: guarda Marco, io leggo, sono molto bravo nella lettura veloce, quindi io leggo un libro al giorno, tutti i giorni, tutti i giorni della settimana, tutti i giorni dell'anno io mi leggo un libro. E quindi tutta questa lettura che faccio mi dà talmente tante idee, mi stimola al punto tale che io non ho problemi di contenuti, ho sempre una grandissima ricchezza. In realtà i contenuti che produco sono molti meno rispetto a quelli che potrei produrre per tutte le idee che mi stimolano questi contenuti che ricevo. E questo non significa, attenzione, che creare contenuti in questo modo significhi plagiare i contenuti di altri, però quello che succede nel momento in cui ti stimoli di idee, in cui magari leggi, ricevi contenuti, quello che succede è che fai tua questa conoscenza, si amalgama e diventa una ricchezza di idee che poi rende facile il produrre nuovi contenuti che sono davvero tuoi. A me piace il concetto della punta dell'iceberg, cioè quello che produci, quello che si vede, deve essere una piccola parte di tutto il sottofondo, del background, come si dice in inglese, tutto il sottofondo che c'è, che ti è in realtà stimolato, tutto quel meccanismo di pensieri, di idee che poi viene fuori e di cui si vede soltanto la punta dell'iceberg. E poi un altro concetto importante, al di là di tutto questo creare i contenuti, è quello che arrivati a un certo punto, facendo pratica, si può arrivare a parlare al di sopra dei contenuti. E per esempio, una cosa che si dice di alcuni grandi attori, di alcuni grandi intrattenitori: un grande attore ti sa parlare per mezz'ora di un bicchiere d'acqua e lo sa rendere divertente. E quindi, man mano che fai pratica del pubblicare, del creare contenuti, sia che tu lo faccia con i video, sia che tu lo faccia con lo scrivere, puoi cercare di entrare nell'ordine di idee, ok, di parlare di contenuti interessanti, ma di parlare al di sopra dei tuoi contenuti. Ed è tutto incentrato sul, ok, è importante cosa dici, ma è anche importante il come lo dici. Se riesci a rendere interessanti, a sfaccettare, a dipingere le cose che dici, anche se magari quel giorno che stai producendo un certo contenuto non stai dicendo qualcosa di così tanto profondo, ma se lo dici in un certo modo, se lo dici in maniera interessante, se lo articoli in maniera interessante, ecco che diventa un contenuto interessante. Quindi parlare al di sopra dei contenuti. Dunque, per creare contenuti, la cosa da fare è prima di tutto riempirsi di contenuti. Non dico di leggere un libro al giorno, ci mancherebbe, però anche leggere un libro alla settimana o anche leggere un libro al mese ti può aiutare moltissimo a diventare estremamente prolifico, estremamente produttivo per quanto riguarda i contenuti. Ricordati che ciò che si vede, i contenuti che crei, sono solo la punta di un iceberg, di tutta quell'amalgama di conoscenza che vieni ad avere. E poi, in ogni caso, cerca pian piano, con la pratica, di praticare il parlare, lo scrivere al di sopra dei tuoi contenuti, andando a lavorare su come dici, su come scrivi le cose, piuttosto che solo sul cosa
dici? Io sono Marco Scabbia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web, se non sia il mio blog, vai su www.marcoscabbia.com, poi lasciami un commento, lasciami una reazione, condividi questo post e ricorda, sempre avanti, senza mai fermarsi.